Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Iniziamo questa giornata al suono delle nostre campane di strona, campane che vogliono allietare questo giorno insieme alla parola di Dio che ascolteremo. Ecco allora che prendiamo insieme il Vangelo secondo Luca al capitolo 7. In quel tempo Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Amen. Ecco, prendiamo insieme il profeta Isaia che oggi ci viene proposto al capitolo 45. «Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, non l'ha creata vuota, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Un Dio giusto e salvatore non c'è altro all'infuori di me. Volgetevi a me, sarete salvi, voi tutti, confini della terra, poiché io sono Dio, non ce n'è altri. Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la giustizia, una parola che non torna indietro. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà: solo nel Signore si trovano giustizia e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti ardevano di ira contro di Lui. Dal Signore otterrà giustizia e gloria tutta la stirpe di Israele. Amen. Ecco, cari amici, che oggi queste due parole ci accompagnano. Sono parole davvero incoraggianti, poiché da un lato il Vangelo secondo Luca è sempre in relazione a Giovanni Battista, che si trova in carcere e manda i suoi discepoli a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, dobbiamo attenderne un altro». E chiaramente è una domanda retorica, perché Giovanni Battista sa a coscienza che Gesù è il Messia, tanto che è stato lui che ha indicato ai suoi discepoli: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Io non sono degno di sciogliere le gaccio dei suoi sandali». E Giovanni Battista però è come se stesse ancora preparando la via una volta che Gesù è venuto, la via del nostro cuore, quella via che in qualche modo ci fa riflettere anche noi oggi e ci fa pensare: ma è davvero Gesù colui che deve venire? È davvero Gesù il Messia? Che bello riflettere in questo tempo di avvento, carissimi, riflettere questo interrogativo, questa domanda. Chi attendiamo a Natale? Ovvero, che cosa attendiamo dal Natale? È davvero Gesù colui che deve venire? È davvero Gesù quel Messia tanto atteso, come lo è stato per il popolo di Israele e tanto atteso da me, dalla nostra famiglia?
dalla nostra gente, dal mio cuore stesso, è davvero Gesù colui che io attendo. E qui, in questo passo del Vangelo, finché i discepoli di Giovanni hanno chiesto a Gesù se era lui, colui che doveva venire, Gesù stende le mani, guarisce i malati, libera i prigionieri, risuscita i morti, compie miracoli, compie segni e prodigi. E gli dice: andate e riferite quello che i vostri occhi vedono. Allora innanzitutto la domanda è questa: chi è che stiamo attendendo? Attenzione al Natale di routine, al Natale tradizionale. Le tradizioni fanno bene e ci stanno nella nostra vita, ma attenzione che la tradizione non diventi routine e che la routine non calcifichi, perdonate questo termine, calcifichi la nostra fede. Ovvero che una fede calcificata significa che è una fede che è lì, sterile, che non si è mai smossa, che non è mai cresciuta, che è sempre rimasta in quel piano perché diciamo, sì, Gesù è venuto, festeggiamo il Natale, cosa c'è di nuovo? Anzi, cosa c'è di peggio, potremmo dire, rispetto al 2019? Guarda quest'anno come siamo ridotti nelle messe di Natale, negli spostamenti. La domanda giusta che ha fatto Giovanni Battista è davvero Gesù. Noi diamo la risposta, colui che doveva venire. Ecco, allora Isaia a che cosa ci spinge? Ci spinge a credere a Dio, che Lui è il primo, che Lui è l'unico Signore. Non ce n'è altri all'infuori di Lui. Perché noi a volte possiamo attendere altri Messia. E quando rivediamo Gesù, risentiamo Gesù, e potremmo dire le stesse storie, le stesse cose ogni anno, potremmo annoiarci se non lo viviamo nella fede. Se lo viviamo, come dicevo, in una routine tradizionalista, ovvero in cui non ha più nulla da dirci, ma Dio crea cose nuove, nulla è impossibile a Dio. Amen? Ecco perché oggi col profeta Isaia vogliamo pregare insieme, fare questa preghiera bellissima. E vi invito ogni giorno a leggere queste parole che ascoltate con me e pregarle, perché la parola non va solo letta e proclamata, ma va pregata. E io voglio aiutarvi in questi commenti a proclamare le parole. E adesso preghiamo insieme. Signore Gesù, noi vogliamo benedirti e ringraziarti per questo giorno, ma soprattutto per la tua presenza viva nella nostra vita, per la tua presenza viva al nostro fianco. Proclamiamo che tu sei il Signore, non ce ne sono altri all'infuori di te. Vogliamo proclamare che tu hai creato il cielo, tu hai plasmato e fatto la terra. Tu sei il Signore e non ce ne sono altri all'infuori di te. Per questo vogliamo metterti al primo posto nella nostra vita. Vogliamo confidare in te. Tu hai detto: volgetevi a me, sarete salvi. Io voglio volgermi a te. Volgere i miei pensieri a te, volgere i miei sentimenti a te. Voglio guardare a te senza distogliere il mio sguardo su cose vane. Signore, piego le mie ginocchia di fronte a te e voglio soprattutto con la mia lingua esaltarti, oh Signore. Solo in te io trovo la mia forza in questo giorno. Solo in te io trovo la speranza, la consolazione. E grazie perché sei il Dio che non mi abbandona. Il Dio della generosità, il Dio della misericordia e della gratitudine. Per questo io ti dico grazie, Signore. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questo giorno riflettiamo su questa domanda che ha fatto in modo retorico ma lecito Giovanni Battista. Per te è davvero Gesù colui che deve venire? È davvero Gesù, il Messia, che stiamo attendendo per Natale? Rispondi nel tuo cuore. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Gloria a Dio nei cieli e pace a noi che noi...
voce cantiamo, gloria a Dio nel più alto dei cieli. Oggi è il giorno di